Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi provo per la prima volta Doomfist. Mettiamo la skin di Overwatch 2. Ah, petto nudo il signor Doomfist, eh? Ah però. Allora, andiamo a vedere. Io lo provo per la prima volta insieme a voi. Non l'ho mai giocato nemmeno in Overwatch 1. Arma a corta gittata, aspettate. Ampia rosata, si ricarica automaticamente, che ce l'ho presente, questa qui. Poi, impatto devastante, premi Q per saltare, sposta il reticolo di mira, quindi premi il tasto sinistro per colpire la zona avversaria, ok. Poi, maiuscolo, si lancia verso l'alto e frantuma il suolo tornando a terra, che è una sorta di Q di Winston. Baluardo, ti protegge dagli attacchi frontali, bloccare danni ingenti, potenzia pugno a reazione. Il pugno a reazione col tasto destro ti tiene premuto per caricare il dash per lanciarti in avanti e respingere il nemico. I danni aumentano se il bersaglio colpisce una parete. Ok, bisogna sbattere la gente nel muro con Doomfist. Ora, io non so quante ragazze eterosessuali ci siano in questo pubblico a vedere questo video, o quanti ragazzi omosessuali, ma a quanto pare alla gente piace il buon Doomfist. Ok. Boom! Oh, raga, no, aspettate, Doomfist è una figata. Ma bisogna prenderci la mano. Bisogna davvero prenderci la mano. No, dai, speravo di averlo buttato giù. Grande. È una figata. Già da questo primo part, primo gameplay, penso che sia una figata questo campione. Però bisogna prenderci la mano, eh. Allora, metto qui davanti. Assorbo. No, volevo assorbire i danni con questo. Con la E si assorbono i danni, giusto? Sì. Ecco, infatti sono morto. Con la E si assorbono i danni, giusto? Tieni premuto per caricare. Sì, sì, quello è baluardo. E bisogna tenere premuto oppure. Mandate il meglio che avete. Ok, no, ha una durata statica perché qui non ho premuto. Comunque, quello che stavo dicendo prima era banalmente una battuta sul fatto che essere sbattuti al muro da Doomfist penso sia una cosa molto bella per molte persone. Allora. Andiamo, vi invito anche a lasciare un bel mi piace. Qua ho fatto una cazzata. Vai giù, diva di merda. No, niente, sono morto. Peccato, ma io speravo di buttarla giù comunque, diva, eh. Cioè, non so perché non sia andata giù. Io gli ho tirato un colpo da dietro e adesso questa vola giù. E invece no. Ok, per muoversi velocemente questa è una buona cosa. Conquisto l'obiettivo. Come cacchio è andato? E io conquisto l'obiettivo nel frattempo, raga. Va bene? It's possible. Questi non se ne sono accorti. Stupidi come sono. Conteso? No, 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 no. Preparatevi all'impatto. Posso gentilmente morire? No, niente. Non so da dove abbiano ripreso tutta la vita. Ah, c'era Kiriko in mezzo a loro. Ok, ora capisco tutto. Kiriko cura un casino. Comunque, perdonatemi per questo gameplay abbastanza confusionario, ma appunto, come vi dicevo, è la prima volta che uso Doomfist, quindi devo prenderci un po' la mano. Detto ciò, comunque vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se vi sta gradendo, se vi sta piacendo, diciamo le cose in italiano corretto. E soprattutto commentate dandomi anche dei consigli su come usare bene Doomfist. Vai! No, ti stavo per proteggere. Boom! Madò ragazzi. Madò ragazzi, cazzone che ho fatto lì. Oh raga, cioè, sto coso qui è fortissimo comunque, eh. Sto coso qui è fortissimo. Il problema è che non è molto resistente come tank. Cioè, come tank questo coso qui non è resistente. È quasi più da usare come un champion da danno. No, non al 99%. Non il bug del 99%. Lo conoscete, vero? Il bug del 99%. KO in arrivo. Mia reazione. Ti riesci a uscire quel Genji? Buono. E a questo punto si cade giù. No, volevo cadere. Volevo buttarmi giù. Vabbè. Ok.
Doomfist per adesso mega promosso, molto divertente da usare, anche non penso troppo difficile in realtà, quello che ho visto per ora. Ma se io tirassi la palla a canestro in questo modo, no, non va in alto, peccato. Ma che ci arriva? Oh, ha segnato! Ha segnato un'altra volta! Con lui bisogna segnare allora, con questo campione qui. Guardalo! Pazzito! Ma chi è quel campione? È Baptiste? Fortissimo sto qua. Hoppa! Questo è il tuo avvertimento. Il pugno tra l'altro ha una ricarica molto molto debole, cioè molto corta, molto bassa. Niente, ho fatto una cavolata qua. Non so che azione idiota io abbia fatto, ma forse ho smosso qualcosa, forse. Forse il fatto che abbiano focussato me. No, ma hanno... Ma scusami, ma non ci sono là tutti i nostri? Perché non stanno conquistando il punto? Ok, devo buttarmi dentro. Oh, raga, io questa l'ho spedita però nel Valhalla, eh. Io sono qui a continuare a far danni, ma non è servito molto. Vediamo quanti danni ho fatto. Beh, non tantissimi in realtà. Ho mitigato anche pochi danni. Però come vi dicevo, questo mi sembra più un champion da incursione proprio. Cioè vi buttate dentro, fate la vostra combo, riuscite magari a uccidere qualcuno e poi molto probabilmente o saltate via di nuovo oppure morite. Appunto, come vi dicevo, ti butti dentro e muori. Allora, vi avevo detto che era forte. Magari ritratto, era forse un'impressione un po' sbagliata della prima partita che era andata molto bene. Non so se sia molto forte questo campione in questo momento. Cioè ci sono campioni che tankano molto di più, campioni che fanno comunque più danno. Orisa, nello scorso video l'avete vista, cioè fa dei danni assurdi. Questo non fa molti danni, essendo un tank. Guardate, viene sciolto perché non ha modo di parare molti danni. Ha solamente quella E che para un pochettino di danni, però è più da usare in combo con il tasto destro, con il pugno a reazione. Ti protegge dalle attacche frontali, bloccare danni ingenti, potenza pugno a reazione. Tra l'altro dice danni ingenti, quindi magari parare qualche colpetto non ti aumenta nemmeno di molto il danno. Ah, niente, ci ho provato. E niente. Hanno ribaltato la situazione. Round 2 concluso, 1-1. Vediamo cosa si riesce a fare in questo terzo round. Ho ancora molto da imparare. Grazie. No, comunque come vedete ho pochi danni mitigati, poco danno in generale. Sta facendo più danno di me Lucio. No, Battista è lui, non è Lucio. Questo è... No, no, è Lucio. Sta facendo più danni di me lui. Insomma. Non è che mi stia andando proprio bene con questo campione. E non mi sembra nemmeno di aver capito male come si usa, perché alla fine cioè, ti butti dentro, pari danni con la E, gli rispedisci con il tasto destro. E è fatto. Ma com'è che continua a curarsi sto tipo? E com'è che qui non l'ha preso? Mi sono buttato sul... Oh via! Azza!
Se io mi avrei parato un po' di danni, eh. Niente. Io lì però mi stavo parando dai danni, non so perché mi abbia colpito comunque. Forse era ancora il tick della bomba di Ash a farmi danno, però boh, mi sembra strano. Arrivo. Per le difficoltà che troviamo la forza. Arrivo. Peccato, l'hanno ripreso loro. Raga, io un po' di danno lo sto facendo, però non mi sembra di stare. Oh, finalmente ho ucciso qualcuno. Ho anche la ultimate. Chi è che mi ha ucciso? Minchia. Pensavo fossero morti tutti, invece no. Vabbè, come vedete, cioè, questo è un tank per modo di dire. Cioè, non mi sembra che tanchi troppi danni, sinceramente, devo dire la verità. Non mi sembra particolarmente un tank, l'avrei messo nei campioni da danno, sinceramente. No! Ok. Via. Ole. Poi invece c'è Moira che tira dentro la palla qui e fa un bordello di danni a caso. Speravo uscisse e mi attaccasse. Ok, un po' di danno l'ho fatto. Niente, Bob mi ha disintegrato. Speravo di tankare anche danni di Bob con la mia E. E poi rispedirgli indietro un pugno incredibile. Ma non ho fatto tempo. Mentre caricavo il pugno sono morto. Squadra annientata, beh, sono felice. Dai, andiamo, Lucio. Fa un po' di danno così a caso. Aspettiamo anche i nostri compagni, non ha senso andare da soli. Lucio, non ha senso andare ora, aspettaci. Ora ha senso andare. Ci ho provato. Ho provato a buttare giù Diva, però è tornata su, purtroppo. Quanti ne ho uccisi Diva con la sua ultimate? Questo è il nostro obiettivo. Non abbastanza. Li abbiamo uccisi loro. Grande. Anzi, grandi il mio team, perché non sto facendo molto in questa partita, della verità. Sto facendo tutto il mio team. Vado a fare un po' di casino qui, ma mi sa che ho fatto la cavolata. Mi sa che ho fatto di nuovo una cavolata, ragazzi. Niente, con Doomfist ha proprio il desiderio irrefrenabile di buttarmi in mezzo ai nemici. Però forse ho vinto. Ok, buono. Li ha vinto. Facendoli perdere tempo là, non li ha fatti andare sul punto. Bene, dai, qualcosina ho fatto. Anche se non troppo. Azione migliore della partita, Diva. Ha buttato la ultimate sul punto. Vediamo. Sì, dovrebbe essere questa. Ok, non proprio sul punto. Lei si è suicidata, ma ha ucciso tre persone praticamente da sola. Niente male. Russo bad. Ma come, poverina? Vabbè, abbiamo completato la prima partita con Doomfist. Noi andiamo subito a farne un'altra. Partita trovata. Andiamo di nuovo con il nostro Doomfist e via. Vediamo se posso mettere una skin diversa. Generale. Vai, andiamo con Air Generale. Il nostro futuro sarà forgiato. Vamos, vamos. Spero che sappiano combattere. Pronti, ad attaccare.
Se agiremo bene, non sapranno nemmeno cos'è successo. Questi newyorkesi potrebbero imparare le buone maniere. Voglio un equalizzatore distruttivo! 5, 4, 3, vai, 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 vai! 1, a questi, oh! Quanto tempo! Ma questo! Dai, ho sbagliato ad attivare. Muori. Ecco fatto. Grandi raga, grandi. Curatemi. Andiamo sul punto. Conquisto l'obiettivo. Ma un po' di cure qui, ragazzi. Per favore. Grazie. Sarei sul punto, sapete? Eccoli, pronti. Sono morto. No, stavo per ultare. Avrei fatto un bel po' di casino qui. Però minchia, l'ho rispedita a casa loro. Top danno del team per ora, niente male. Ogni piano. Niente male, li ho rispediti nel loro spawn praticamente. No, mi chiudono fuori. Scatenate l'inferno. L'ho parato? Ho parato la sua E? Oh raga, ma quanto è forte sta roba? Ah, stavo caricando il mio colpo, peccato. Ma quanto è stata forte quel pugno, scusatemi. Cioè, se lo carichi al massimo fai un bordello di danni. E sono stato anche fortunato che hanno sbattuto contro il muro, deve evolversi. Oh, la skin del sergente sta portando bene. Cioè, guardate che danni che sto facendo. Andiamo, andiamo, andiamo. No, raga, non morite. Don't die on me, don't die on me. Agate che io curavo, attenti, eh. Se arriva in faccia questa fa male. Facciamo passare il drago Sharon e via. Vai, pariamo i colpi. Boom! Via tutti. Via. Via, 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 un secondo. Ho bisogno di cure. Curami, curami, grazie. Buono. Non c'era nessuno qui. Ok. Ah guarda, là c'è qualcuno che ci spara da lontano. Andiamo a prenderlo. No, speravo di usare la mia E. Mi sta attaccato da dietro. Mi sa che il colpo di Reinhardt è arrivato tipo dal lato in qualche modo. Perché io stavo usando la E per parare i colpi. Eh sì, caricami. Niente, mi ero caricato con Bob, però non c'era nessuno da colpire, purtroppo solo Reinhardt che tanto non avrei ucciso. Peccato, peccato. Ho ancora la ultimate da tirare, eh. Me la tengo proprio per la fine, mi sa. Aspettiamo i nostri compagni. Un secondo.
Aspettiamoli, dai. Non ha senso continuare ad andare a morire da soli. Vieni, vieni, Lucio. Andiamo. Tiriamo giù lui. Dai, ok, buono, t'ho ucciso. Rigenerazione, ottimo. Vai, sparatemi. Niente, non mi hanno sparato. Dai, non ho colpito nessuno. Dai, anche tu non è morto. No, non dirmi che c'è stato quello che l'ha parato, eh. Non dirmi che ha messo quello che l'ha parato, perché a me sembrava di averlo colpito. O forse non l'ho proprio colpito. E niente, cioè, da questa parte Sojourn che fa i suoi comodi. Dai, dai, che ci arrivo. Sto tornando, ragazzi, sto tornando. Sto tornando, netto! Mica però che danni, eh. Scusatemi, scusatemi, non lo faccio più, non lo faccio più, via. Datemi un po' di cura qui altrimenti. Ah, niente, ho provato a scappare. Oh, però ho ucciso qualcuno, io so uccidere Ash perlomeno. L'ho sbattuta al muro, qualcun altro l'ha ammazzata. Almeno quello. Muoio così facilmente. Anche per muoversi questo non è male, eh. Affrontami. Non ha colpito nessuno, davvero. Oh, ci ho provato. Ok, buono. Almeno Sojourn è morta. Manca Junker Queen da tirar via. Gli ha portato il carro? Non sta avanzando, peccato. Mi sa che non riuscirò a caricarlo. No, forse sì. Dai, dai, dai. Forza, carro. Spingete quel carro. Spingetelo. No, Bob. Ok. Sono messo davanti. Un po' di cure qui? No, eh. Grandi, si è vinto? Grandissimi. Ancora qui non ho fatto molto. Il mio team ha fatto la maggior parte del lavoro. Grande Sitas. Ha usato l'aimbot. Vediamo. No, non ho usato l'aimbot. Attenzione. Ah, qua però c'era anche qua. Ho fatto il macello, eh. Guardate là in mezzo che c'era. Glacial Sphere. Lascia stare, va. Qua è stata un'azione incredibile anche da parte mia, non da parte di soldato e basta. Altro che. Bene, andiamo subito a fare un'altra partita, o meglio l'ultima di questo video, nei panni di Doomfist, per provarlo, per vedere il suo gameplay in Overwatch 2. E prendiamo il nuovo, il nostro Doomfist. Anzi, Doomfist, non so perché avete detto Doomfist. Eccoci qui. Siamo a Colosseo, siamo a Roma. E per Roma direi di metterci Lago Vittoria come skin, vai. Che sarebbe la skin in realtà normale, semplicemente colorata un po' più di blu, credo. Beh, a me non dispiace, il blu è il mio colore preferito, quindi perché non usarlo per questa ultima partita con Doomfist qui in Overwatch 2. Come sempre vi ricordo anche di commentare, fatemi sapere se avete dei consigli in particolari per delle combo, per dei modi in cui sfruttare meglio questo campione, o meglio questo eroe. I campioni sono su League of Legends, qui si parla di eroi. E appunto ditemi, non siate timidi nei commenti. Possibilmente magari non insultatemi se pensate che faccia cagare, perché lo penso anche io, dato che non sono un pro player di Overwatch 2 e ci gioco da relativamente poco tempo. Ho giocato un po' ad Overwatch 1, ma con comunque sempre dei campioni abbastanza limitati.
e non mi sono mai messo a provare troppi campioni nuovi. Come vi ho detto, questa è la prima volta che uso Doomfist, quindi non aspettatevi il gameplay di un pro, piuttosto il gameplay di uno che ha una certa esperienza nei videogiochi in generale e in Overwatch 1 e che si approccia a questo nuovo campione. Allora, là iniziano già a tirarsi mazzate, eh. Sì, ma non ho mira, ragazzi, ma continuo a smirare malamente. Ah, speravo di parare il danno, invece mi ha colpito dal lato. Guardate come ero lì con la E a parare il danno, invece mi ha colpito dal lato. Peccato. Ho fatto troppo. No, comunque qui ho smirato tantissimo. Niente a che fare con la prima partita, con la partita di prima. What? Ah, peccato. Dai, però le fate tornare indietro, vediamo se il mio team riesce a fare qualcosa nel frattempo. Trap Giorgio si chiama questo, va bene. Va bene, signor Trap Giorgio. Però non ho capito perché non abbia fatto il danno della mia caduta con l'abilità. Niente, devo aspettare i miei compagni qua, ragazzi. Aspettiamo che arrivino i miei compagni. Rimaniamo un attimo nelle retrovie. Rimaniamo qui nascosti. Ho la ultimate, pronti? Sì, sono pronti. Vai! Va fermato adesso. Oh, io ci sto provando, eh. Niente, ci ho provato, ma mi è servito a una sega. Ori. Non ci sarà una prossima volta. Ma questa sombra, eh? Cazzatissima sombra, muori, va? Via. Azz. No, sono morto? Mi sono buttato fuori da... No, scusate, mi sono buttato fuori dalla mappa. E niente, a Colosseo sto facendo una figuraccia. Prenderò. Anche se sono tipo il top damage del team, questo è un po' strano. Un po' strano, che io sia il top damage del team. Vado, paro tutto. Vabbè, io però qua ho usato anche il colpo caricato forte, eh. E non ho mai shottato nessuno. Ah, non posso andare in alto con questo colpo, ok. Dove è finito questo tipo? E quanto dura la sua ultimate? Oh, finalmente. Perché non colpisco mai nessuno? Perché faccio cagare, ovviamente. Questa è la risposta. Boh, raga, ma la mia ultimate non ha colpito. Cioè, non ha one shotato la tipa. Non aveva one shotato Diva senza mech. Ma scusami. Yeah.
Oh, muori finalmente. No, sono volato giù ancora. Mannaggia me. Però ho tirato giù D.Va. Continua ad essere quasi il top damage del team. C'è Genji, c'è il nostro Genji che non sta riuscendo a fare molto danno. A livello di cure c'è la loro Mei che sta facendo un lavorone. Mentre la loro Kiriko potrebbe fare molto di più, come abbiamo visto anche nel video che ho fatto su Kiriko. Se vi interessa andatelo a vedere. Abbiamo scoperto che è un campione che cura una quantità infinita di roba. Niente, qua sono andato a morire malamente. Speravo di riuscire a tirare via un po' l'attenzione dal mio team, ma avevano già ucciso tutti quando sono arrivato lì. Purtroppo. Arrivo, raga, arrivo. Che botta però mi son preso. C'è quella Mei lì che dovrebbe morire, eh? C'è quella Mercy, volevo dire, non Mei. Robo, forza, vieni. Un po' di lag qui, ragazzi, un po' di lag. Se sbaglio, c'è stato un po' di lag. C'era il robot che correva sul posto e i nemici sono comparsi tutti all'improvviso. Sai che c'è stato un pochettino di lag, eh? Perché i nemici sono letteralmente comparsi tutti all'improvviso. Ma tutto a posto, Kiriko? Preparatevi all'impatto. Scappa o in arrivo. Dai, hanno usato una ultimate solo per me, sti infami. Cioè D.Va ha usato una ultimate solo per me praticamente. Sei fuori. La terra si spacca. E niente, raga, continuano a mancarci i danni di Genji. No, lo so, trovi per sbaglio. Questo è il tuo avvertimento. Vabbè. Vado a Genji. Che noia. Che noia Genji, davvero. Capisce una sega, ragazzi, posso dirlo? Che non è un'impressione che avete voi dal video, magari non si capisce davvero una sega. Ma non muoiono mai, ma si curano sempre, ma che cazzo è? Niente. Boh, ragazzi, dall'altra parte loro c'è una tizia che ha curato 12.000, e continua a farlo. Va per i 13.000. Un po' troppo, mi sembra, no? C'è Kiriko che si è concentrata molto di loro a fare danni. Avrebbero potuto vincere ancora più facilmente se Kiriko si fosse messa a curare. Banalmente a curare. Mi hanno violato. Potenziato. Niente, il braccio, il pugno potenziato comunque non è che faccia molto, posso dirlo. Quella tipa lì andrebbe tirata giù. Perché nessuno capisce che deve essere tirata giù? Mercy. Io non posso farlo in questo momento. Ultima possibilità. Prendete quel robot.
Il nemico sta spostando la barricata. Oh, finalmente, la prima occasione che ho avuto l'ho tirata giusta. Stronza. Sono stati tutti violati, raga. Buono. Forgiato nel fuoco del drago. Corsa di assestamento. No, dai, mi ha ucciso May, non ci posso credere. Cioè, Mercy, volevo dire. Non ci posso credere. Ho mirato malissimo. Ho mirato malissimo. Sono stata una pippa colossale. E questa May, cioè questa Mercy comunque bravissima, figa. Cioè ha fatto tutto il danno, l'ha fatto finire praticamente. Però l'ho tenuta occupata abbastanza da permettere al mio team forse di uccidere di nuovo Diva. Spero. Senza avere Mercy che le para al culo in continuazione, eh. No, niente, qua ci ho provato a buttarmi, ma è andata. Can anyone kill that fucking Mercy? Caro mio, quello che sto dicendo era un bel po'. Purtroppo i nostri danni non erano molto dell'idea di farlo. Melchior, eccolo qua. Fa l'azione migliore della partita con Diva, andando in giro un po' a caso. Qua era mi sa dove dicevo che non si capiva nulla. Però io lì non c'ero. Niente, ha tirato una ulti a caso questa e ha ammazzato, boh, tre persone. Comunque, grazie per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!